Il PFP Valtellina si è aggiudicato alla nuova edizione del concorso agroalimentare, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, riservato agli studenti degli istituti e centri di formazione professionale del settore alberghiero e ristorazione delle due province. A giudicare i ragazzi una giuria altamente qualificata. I ragazzi li ho trovati molto motivati, attenti, vogliosi di fare, vogliosi di mettersi in gioco e la riuscita dei piatti che hanno fatto direi che è molto molto valida. Sono molto contento di essere qui a premiare questi ragazzi veramente eccezionali, giudicati da una giuria molto professionale, molto competente, molto esigente, e quindi vuol dire che il valore di questi ragazzi è molto alto. Sono contento anche perché Confindustria crede molto in queste manifestazioni, in quanto ci interessa valorizzare tutto quello che rappresenta la ricchezza del nostro territorio e la filiera agroalimentare, compresa naturalmente, anzi in maniera importante, l'aspetto della gastronomia, è un aspetto dell'eccellenza del nostro territorio che va assolutamente valorizzata, rafforzata e possibilmente incrementata. Io credo che i giovani possano trovare in questa direzione uno sbocco professionale di alto livello, di alta soddisfazione anche per sé, per dare un percorso di vita interessante, anche perché in tutto il mondo questo è possibile, cioè tutto il mondo cerca la cucina italiana, cerca i professionisti italiani, cerca l'eccellenza italiana, quindi è una professione che apre veramente in un modo incredibile ad una dimensione mondiale. Che dire, inaspettata. Abbiamo battuto una strada nuova, una consulente d'immagine eccezionale, un team, una brigata, maître e chef fantastici. I ragazzi hanno dato il meglio delle loro possibilità. Iniziato un nuovo cammino, come dicevo prima, sono arrivati i primi frutti. Bravi noi e complimenti.